Microfoni, buongiorno a tutti, chiedo di spegnere i microfoni, chi l'ha acceso? E allora, sono le 9.26, ci assiste oggi della segreteria Giovanni Tripi e la segretaria Marilena Manducci, che ringrazio e saluto, buongiorno, e a cui chiedo di verificare la presenza del numero legale. Bertolino presente. Chinnici presente. Caputo presente. Lo Monaco presente. Allora, grazie, siamo quattro. Verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Come ogni giorno vi chiedo autorizzazione alla registrazione, alla pubblicazione del video, che diamo. Tra le comunicazioni, allora, tra poco si dovrebbe collegare il segretario generale, domani avremo l'assessore Petralia, e mercoledì mi ha dato conferma, come vi ho comunicato, l'assessore Mattina per quanto riguarda i centri estivi. Poi non so se ci sarà una capigruppo, a breve, a stretto giro, ci determineremo. Ovviamente gli argomenti sono quelli che sappiamo da trattare. Dopodiché chiedo a Giovanni intanto se la telefonata con la dottoressa Mendola si è tradotta anche con aver ricevuto eventuali nominativi da convocare per la commissione congiunta con la Sesta. Come siete rimasti con la dottoressa Mendola? E te li avrebbe fatti avere o già te li ha mandati? No, ancora non li ha mandati, ha detto il prima possibile, inviava queste email. Va Sto bene. parlando di telefonate in casa. No, vabbè, oggi aspettiamo oggi, eventualmente domani ti attivi, perché comunque dovremmo partire con questa convocazione che già ci portiamo avanti da 2 settimane. Okay. Ci sono altre comunicazioni, colleghi? Alle 10.30, scusatemi, c'è questa presentazione della conclusione del progetto di Panormus che si svolgerà in modalità di videoconferenza. L'assessore Marano mi ha chiamato sabato, chiedendomi appunto di estendere l'invito a tutta la commissione. Io non so se alle 10.30 già avremo finito, comunque mi sono raccordato con Cesare che eventualmente io mi stacco dalla commissione, qualora non dovessimo avere finito, perché mi sembra comunque giusto essere presenti a nome di tutti. Poi non so se ci sono altre comunicazioni, richieste, colleghi, in attesa che arrivi il segretario. Io volevo ragguagliarvi, anche se diciamo è un altro argomento, sulla questione, se è possibile, diciamo, Certo. sulla questione dell'asilo Parisi Sì. di Borgo Vecchio, che come sapete, diciamo, continuo a seguire anche con il comitato di Borgo Vecchio. Allora, l'assessore Mattina ha preparato una delibera di giunta in cui appunto Scusi un viene attimo, così com'è. Vale, scusi un attimo, perché vedo collegato con, credo che sia l'account della moglie di Cesare, e quindi no, per indicare Cesare presente. Cesare, buongiorno, ci senti? No, noi non ti sentiamo, casomai scrivilo in chat e inseriamo l'orario di presenza. Scusa Vale, ma era una questione di orari per Cesare. Vai. No, figurati, niente, solo per ragguagliarvi. Praticamente l'assessore Mattina ha presentato una delibera di giunta, però non so se appunto è già stata presentata tecnicamente alla giunta. Sicuramente l'ha scritta, l'ha preparata, l'ha inviata via mail, in cui appunto si dice che il comune ha intenzione di usufruire diciamo, della proposta di Fondazione con il Sud, che fornirà al comune la somma di 500.000 euro a condizione che il comune ne versi altrettanto per appunto il recupero, la ristrutturazione e la creazione di un polo per gli adolescenti e i giovanissimi e le giovanissime di Borgo Vecchio, recuperando questa struttura molto bella di cui conosciamo la storia per esserci stati anche noi come commissione, insomma, essercene occupati. Quindi attendiamo adesso gli sviluppi. Io proporrò poi all'assessore di fare una riunione con il comitato di Borgo Vecchio e le associazioni, perché se da un lato ci saranno un paio di sezioni
posizioni riservate almeno per da progetto alla scuola dell'infanzia, poi nelle altre diciamo la cogestione deve essere con il terzo settore, però chiaramente il terzo settore ha bisogno di avere anche delle rassicurazioni perché ovviamente vive di progetti, quindi una parte di questi finanziamenti dovranno comunque anche finanziare delle attività per gli adolescenti. Nella mia idea, diciamo, però poi chiaramente sarebbe importante se ne potessimo un giorno anche parlare insieme, capire, ci potrebbe essere anche l'istituzione di una biblioteca di quartiere, qualcosa che resti, diciamo, di strutturale, ecco, in eredità a questi ragazzi, una biblioteca di quartiere che sarebbe anche più centrale di quella che c'è al capo, una ludoteca, un posto dove poter fare l'assistenza, ora ci vuole alla didattica a distanza, se purtroppo nel futuro sarà confermata, o in generale il dopo scuola, è comunque un luogo di aggregazione, così come per lo Zen abbiamo approvato l'altro ieri, no? Il recupero di Baio Mercadante come spazio polifunzionale. Un po' era questo, anche in base a quello che ci avevamo detto, insomma sembra che la cosa si stia muovendo concretamente. Volevo ragguagliarvi. E la somma che dovrebbe essere a carico del comune, quant'è, mi hai detto? 500.000 il comune, e 500.000 la fondazione. E li ha inseriti? Cioè, fanno parte del piano triennale? Sai se si sono mossi in tal senso? Hai sentito Maria? No, perché sono sempre fondi alle attività sociali, quindi credo che vengano sempre dal fondo inclusione. Quindi è Giuseppe che si è preso l'impegno di trovare questa somma? Sì, l'ha scritto, diciamo, nero su bianco. Ah, beh. Quindi speriamo. Insomma, vi tengo aggiornati appena lo sento, lo vorrei sentirlo per chiedergli questa riunione proprio per avere maggiori dettagli. E sono stati, infatti io l'altra volta ho ringraziato, sì forse eravamo, ho ringraziato quei due tecnici dell'edilizia scolastica che erano presenti perché hanno fatto prontamente il lavoro, diciamo, di compilare la scheda che Fondazione con il Sud aveva inviato già mesi fa, insomma. Certe volte nella collaborazione fra vari assessorati non si capisce poi, diciamo, di chi è la responsabilità. Allora, intanto Cesare è entrato alle 9:29, Marilena, prego prendere nota. Non so se Ma si sente il microfono. Sì, adesso sì. Lontanuccio, ma ti sentiamo, va bene. Però io non, io vi vedo, ma voi mi vedete? Sì, noi ti vediamo e ti sentiamo adesso. Vabbè. Come sono? Bello? Come sempre, come il sole. Grazie. Meno male che c'è la tenda. Aspetta, allora metto il verde. Va bene, provo a chiamare il segretario. A forza di cambiare sempre computer, non sto capendo più un tubo, ognuno c'è un'applicazione diversa. Comunque, grazie Valentina degli aggiornamenti, un'ottima notizia perché veramente è un peccato, sarebbe stato un peccato fare perdere tutto, quindi speriamo che vada tutto a buon fine. Poi parliamone tutti insieme, sono d'accordo. Allora, il segretario si scusa, ci chiede qualche minuto di ritardo. Sta finendo, è stato tempestato di chiamate, essendo lunedì mattina, ci sta per raggiungere. Brevemente, Cesare, ricordavo per chiarezza che domani abbiamo Petralia alle 10 e mattina mercoledì credo che sia alle 9 invece. Va bene, Se non sbaglio. Avete verificato? Comunque questo ora lo vediamo subito. E poi oggi alle 10:30 c'era questa chiusura di Panormus in cui la Marano ci ha invitato. Mercoledì sì, alle 9 mattina, invece domani alle 10. Insomma, è arrivata l'ennesima triste notizia della vandalizzazione di un asilo nido che avete visto là, quello di Acqua dei Corsari. sì. E se non riaprono le attività c'è poco da fare. Cesare, per quanto riguarda la Capigruppo, quando l'avete? In settimana? Questa settimana è stato convocato, cioè il No, consiglio? No. no, e non Quindi c'è. deve essere convocato e deve esserci ancora una capigruppo che non è neanche in programma.
Potrebbe essere domani, però diciamo non c'è nulla di programmato. Certo c'è un'urgenza perché il sindaco ci ha sollecitato la delibera sul decentramento, quindi la dobbiamo fare subito perché è colpa del Consiglio che dal 2017 c'è sta delibera e quindi Noi questa delibera l'abbiamo all'ordine del giorno. noi non solo l'abbiamo all'ordine del giorno, noi l'abbiamo pure in commissione. No, no, dico al nostro ordine del giorno, della commissione. Sì. Su questa come ci vogliamo determinare? Perché poi sembra che manca per noi, diciamo. Secondo me, vabbè, fermo restando che la mia inizialmente era una battuta, perché comprendi bene che chi da 10 anni fa il sindaco in maniera continuativa. Dice che c'è un problema di consiglio comunale perché non approva sta delibera. Francamente, che poi è una presa d'atto della legge. Dico, tu sai benissimo perché ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, io non sono d'accordo di più, però diciamo, non Comunque credo che dico, sia. siccome si fa anche riferimento ad alcune commissioni consiliari che neanche hanno espresso parere, quindi anche la nostra, dico questa la usciamo, gli diamo un'occhiata, se è una presa d'atto la studiamo e esprimiamo parere. Cioè. È una presa d'atto, però Siccome attenzione. la delega al decentramento ce l'ha la Marano, ci facciamo Quindi, non lo sapevi. che Ci bella notizia. facciamo un'audizione sull'argomento con la Marano, visto che abbiamo anche l'espressione del parere ancora Mercoledì, sul testo. mercoledì la convocazione di mattina, che cosa è? Mattina, per i Qual è? centri estivi, sostanzialmente sono delle iniziative che si svolgeranno a partire da a giugno. Con finanziamenti anche nazionali, anche di rilevanza, diciamo, da un punto di vista di somme, e quindi chiederemo, siccome riguarda la fascia dallo 06, credo fine 12 anni, che verranno svolti in spazi comunali, nelle scuole, in sinergie con dei privati, volevamo chiedere in che modo l'assessorato sta organizzando queste attività. Quindi va bene, in tale occasione potremmo anche parlare di quello che ha detto Valentina sul silo, Certo, sul Parisi, in sì, visto che c'è merito un sul impegno di Parisi. mattina, assolutamente rispetto a questo. Sì, certo. Ok. Marilena, ti chiedo, anzi più che Marilena, Giovanni, nel frattempo, se puoi andare a estrapolare questa proposta di delibera che abbiamo sul decentramento e la riaggiorni e la mandi a tutti i colleghi, il file con i vari allegati, in modo da averla tutti nella nostra cartella aggiornata, perché come spesso capita, sì, l'abbiamo, ma va a ritrovare. Ok. È all'ordine del giorno della commissione, quindi diciamo l'AREG e l'oggetto lo trovi facilmente dall'ultimo ordine del giorno che è pubblicato online. E se la estrapoli dal carpettone e ce la invii. Ricordi che abbiamo una volta cominciato a parlarne pure con Tantillo e lui, diciamo, si era messo un po' di traverso rispetto a questa delibera. Sì, è evidente che diciamo, noi sappiamo che gli equilibri del Consiglio Comunale ti consentono di discutere le cose quando c'è un accordo, quindi questa cosa poi l'abbiamo accantonata perché non c'era alcuna speranza che questa cosa passasse, però essere additato come se ora le responsabilità delle commissioni consiliari che neanche hanno espresso parere, senza offesa, io penso che in commissione da noi un accordo si trova su questo argomento, se non addirittura facilmente, quindi esprimiamo parere, dopodiché quantomeno intanto la commissione l'ha data. No, ma comunque Francesco, scusami Sì, se ti interrompo, se intervengo, no. dico, mi ricordo benissimo che anche la nostra segretaria, proprio nell'ambito della ripresa Sì, dei nostri lavori, ci modalità aveva telematica, sottolineato che c'era questa, assolutamente. aveva non l'ha rinviato, comunque l'aveva proprio portata, cioè l'aveva scansionata, non ricordo, però comunque No, noi l'ho l'avevamo programmata. inviata. No, ci sono subentrate. Era tra le delibere che con Marilena avevamo condiviso che potevano essere trattate in un periodo di ripresa. Poi in realtà iniziarono tutta una serie di delibere che sono poi state andate a buon fine, il regolamento di inclusione sociale, tutta una serie di Infatti, mi ricordo Consiglio che sono Comune. subentrate E questa che. aggiornamente Sì, successivamente. assolutamente, assolutamente. Non ricordo perfettamente. Addirittura Marilena andò in commissione a estrapolare.
Ci siamo visti là. Sì, infatti, tra l'altro dico, l'assessore Mattina quando era intervenuto da noi aveva fatto cenno, quando c'era stato l'incontro con, ricordo, con le circoscrizioni, con i presidenti di circoscrizione, aveva fatto riferimento a questa e a un'altra delibera che risiedevano insomma ancora nelle commissioni, ma non erano state calendarizzate in consiglio, quindi non dipendeva da noi certamente. E si era ragionato sulla possibilità appunto di anche fare una chiacchierata anche con lui per verificare meglio. Però adesso appunto c'è la Marano, quindi conviene coinvolgere anche lei, evidentemente. Ma tra l'altro su questa cosa incombe il commissario, quindi Certo. se non la si approva, l'approva il commissario. Però Francesco, Sì. dovremmo rifare un po' il punto di tutte le cose che abbiamo iniziato e poi per colpa magari di sviluppi di aula abbiamo dovuto accantonare, di modo che, perché ci sono alcune cose che abbiamo cominciato, il piano industriale di RAP, quindi io vorrei come al solito concludere l'iter di una delibera, Piano così. industriale di RAP, io avevo chiesto a Caracausi di farmi sapere quando aveva il ragioniere generale per affrontare insieme a loro l'argomento. Mi ha dato piena disponibilità. Dopodiché, Vale, mi avevi detto che avresti sentito Paolo, riaggiornati con Paolo Caracausi. Speriamo che questa cosa non sia stata fatta senza di noi. Se ci sei, ah no, forse Vale si è staccato un attimo. Sì, assolutamente. No, non l'ho dimenticato. Questa era una cosa No, sospesa in non attesa del dicevo, ragioniere generale per non la dicevo commissione congiunta dimenticato, con la terza. Sì. non dicevo dimenticata, dicevo che diciamo una buona prassi è quella di concludere l'iter di una delibera e andare avanti, perché sennò Io, se siete d'accordo, sto dando, diciamo, strada diamo principale priorità. alla tassa di soggiorno e poi, man Sì. mano che si inseriscono gli altri eventi, non li sospendiamo e li portiamo avanti. Però darei come percorso di chiusura questa è la tassa di soggiorno perché siamo lì lì, diciamo. E poi le altre cose ovviamente si vanno inserendo, non possiamo fare tutta la settimana la tassa di soggiorno, però volevo concludere questo percorso come priorità. E poi sì, sarà ovviamente anche, se dovesse capitare e si decide di discutere il piano industriale in Consiglio Comunale, anche là avrà la priorità di. Tra l'altro, sembrerebbe che l'amministrazione, gli dirigenti si siano svegliati di punto in bianco e sono messi che sfornano atti deliberativi e stanno finalmente arrivando un po' di atti deliberativi. Quindi il rischio è che ci impantaniamo e poi la colpa è nostra, dopo aver passato mesi senza, diciamo, non senza avere delibere, ma un po' datate. Francesco, tu hai la possibilità di condividere le Sì, indicazioni del lo segretario in maniera faccio tale che ora. abbiamo anche. Sì, tu, Cesare e Viviana, vi ricordate quello che avevamo visto insieme? Sì. Sì, ma puntualmente, ecco, se è condiviso, puntualmente si fanno le domande a uno così. Lo vedete? No, Sì. io vedo lo schermo tutto Io sì. nero. Provo ad Sì. andare nella chat e vedere se c'è Francesco Ora Bertolini in sì, ora sì, presentazione. ora sì, ora sì, ora sì. Ora sì. Sarebbe utile, Cesare, se tu riesci ad aprirti il regolamento. Così andiamo leggendo.
E allora aspetta che io mi cambio, mi prendo pure il tablet, perché qua un secondo Però la solo. state leggendo, giusto? Articolo Sì, 7. sì. No, si vede perfettamente. Ricordo che c'erano dei dubbi sull'articolo 13, sanzioni e ravvedimento. Lui aveva Sì. indicato delle modifiche al primo comma numero 4, al numero Sì, e 6. poi si faceva riferimento, diciamo, alla mancanza attuale di un regolamento che preveda la chiusura e quindi la trasforma in una sanzione amministrativa. Sì. Sinceramente speravo che oggi iniziamo puntuali in modo che alle 10:30 libero. Vado giù, pene accessorie e norme preventive per il contrasto all'evasione. Sì. Sì, anche qui c'è il dubbio della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Ci chiedevamo in relazione a che cosa viene calcolato. Ma questo incontro delle 10:30 È un incontro, diciamo, doveva essere l'evento conclusivo di Panormus fatto, diciamo, di presenza con le scuole coinvolte e tutto. In realtà è finita così e quindi però ci tenevano comunque a non farlo passare inosservato anche l'evento di quest'anno e quindi hanno organizzato in videoconferenza almeno una chiusura così dell'anno. È il progetto Panormus che ormai si fa da anni Sì, con le sì, sì. scuole. Visto dal verbale che ha inviato la segretaria della conferenza dei capigruppo, che la distribuzione delle commissioni era una quinta, la prima, la quinta e la sesta, così come avevo detto io sin dall'inizio. Quindi la terza non c'entrava niente. No, Fu inserita alla fine. la prima, la quinta e la sesta. Sull'imposta di soggiorno? Sì, sull'imposta di soggiorno. Sì. Sì, quindi c'è anche la prima, oltre quindi la Sì, sesta, noi dovremmo certo. Sì, dialogare. perché l'avevo fatto come distribuzione equa dei Sì. due atti. Quindi Francesco dovresti chiamare anche chi c'è l'Evola come La Evola, presidente. sì. Sì. Magari. Bisogna capire loro che stanno facendo in questa maniera, se non si sono collegati con altre delibere, con altre commissioni. Vabbè, la chiamo intanto per aggiornarla sul percorso, che non manchi per noi. Poi se riusciamo a inserirci anche la prima, nelle prossime, comunque intanto ci aggiorniamo. Giovanni, sei collegato? Sì. Siccome vado alla ricerca e non la trovo, me lo rimandi il regolamento, questa delibera sul,
Sulla tassa di soggiorno. Sì, un attimo. La devo andare a rivedere tutta. Ah, questa te la mando in un secondo io. Ce l'ho qua. Ne avrò 10. L'ho inviato, Giuseppe. Allora, si sta collegando la dottoressa Mangiapane. Ho capito. Ha Ok. avuto una sovrapposizione, lui si collegherà fra una ventina di minuti, mi ha scritto. Ah. Se io ti leggo un comma, me lo leggi che? Quale? Allora te lo dico. L'articolo qual è? Te lo sto dicendo, c'erano. Sanzioni e ravvedimento. Articolo 13. Articolo 13, comma. Comma 2. Lui dice, si suggerisce di procedere alla riformulazione del testo normativo al fine di chiarire meglio se, in caso di comunicazione tardiva, di cui al punto 2 dell'articolo 8, quindi bisogna capire se mi leggi anche il punto Allora, 2 dell'articolo 8, perché fa riferimento a un altro articolo. il punto Aspetta, 2. aspetta, prima te lo leggo. Al primo comma, numero 2 dell'articolo 13, si suggerisce di procedere alla riformulazione del testo normativo al fine di chiarire meglio se, in caso di comunicazione tardiva di cui al punto 2 dell'articolo 8, il contenuto precettivo della norma intenda essere quello di non sanzionare autonomamente tale violazione, applicando esclusivamente le sanzioni amministrative previste per tutti gli inadempimenti commessi, ulteriori ed eventuali rispetto alla comunicazione tardiva di cui al punto 2, articolo 8. Quindi sostanzialmente una precisazione. Ma il punto 2 dell'articolo 8 dice comunicare all'ufficio imposta di soggiorno entro il trimestre di riferimento eventuale inizio e o cessazione di attività ed eventuale cambio di rappresentante legale. Non lo vedo legato a questo articolo 13, comma, No, punto 2. no, fa non l'ho capito. Siccome si fa riferimento ad eventuali sanzioni per una comunicazione tardiva, no? La comunicazione tardiva fa una ripresa dell'articolo del punto 2, l'articolo 8, in cui fa riferimento alle comunicazioni, diciamo, in questo E modo ho dice capito. in caso di comunicazione tardiva di cui al punto 2 Esatto. dell'articolo 8 si applicano le sanzioni amministrative previste per tutti gli inadempimenti connessi. E invece qui cosa dice? Si suggerisce di procedere alla riformulazione del testo normativo in caso di comunicazione tardiva di cui al punto 2 dell'articolo, il contenuto precettivo della norma intenda essere quello di non sanzionare autonomamente tale violazione, applicando esclusivamente le sanzioni amministrative previste per tutti gli adempimenti connessi. Sinceramente non lo comprendo. La Ma modifica qual è? Non la capisco. infatti era questo proprio che Io sì, allora appunto l'avevo chiedo. letto ieri sera. Ma a questo punto quando lui ce lo spiegherà, io lo scriverei subito, così facciamo subito l'emendamento, altrimenti sai sarà magari poi ci sfugge quale voleva essere il senso.
Sì, qui all'articolo 13 era questo, il primo comma numero 2, e poi se vi ricordate il discorso dell'importo tra 25 € e 500. Quindi il primo comma numero 4 e numero 6. Al primo comma numero 4, secondo rigo, dopo l'espressione versamento aggiuntivo di una, si suggerisce di eliminare l'espressione quota a titolo di ravvedimento pari a, sostituendola con l'espressione sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di seguito indicato e comunque non inferiore a 25 e non superiore a 500 euro. Vabbè, questo è chiaro, nel senso che ha una. Invece quello di sopra proprio non lo capisco. Al primo comma numero 6 si suggerisce, dopo le parole la sanzione amministrativa, di aggiungere le parole a carico del gestore, dopo le parole in seguito di rifiuto, a rifiuto di aggiungere l'espressione comunque non inferiore. Allora, queste sono chiare. Questo al primo comma numero 2 io non capisco, perché non c'è sostituire con. Cioè, questo è chiaro. Spero. Cesare, ma nel regolamento all'articolo 14, pene accessorie, Sì. ti parlava, ti ricordi, perché era in riferimento a una percentuale la sanzione. Io mi ricordo che avevamo visto nel regolamento. No, il 14 no, no, quella della Cos'era allora? percentuale, della percentuale lo facevamo sull'articolo, te lo dico subito, dove si parlava dell'1%, del 2%, te lo dico Sì, subito. esatto. Nell'articolo 13. Nell'articolo 13, al punto 4, si dice: per il tardivo riversamento dell'imposta al comune, il gestore dovrà provvedere contestualmente al versamento aggiuntivo di una quota a titolo di ravvedimento pari a l'1% dell'imposta da versare nel caso in cui il versamento viene effettuato entro il mese relativo alla scadenza prevista. 2% dell'imposta da versare se il versamento viene effettuato oltre il mese relativo alla scadenza prevista. E poi, queste sono le due percentuali. Poi c'è il punto 5, in caso di parziale omesso versamento, ma questo mi pare che lo faccia saltare tutto il segretario generale. Sì. Diciamo, ci stiamo incartando un pochino su questa cosa. Forse era veramente meglio che lo recepisse l'ufficio e ce lo Ci desse portava gli già. emendamenti già pronti. Sì, secondo me sì. Anche perché poi non vorrei che confrontandoci con le altre commissioni qualcuno la interpretasse in maniera diversa. Difatti era forse anche buono che questo confronto col segretario generale veniva fatto in maniera congiunta, di modo da chiarirlo a tutti. Sì, in effetti, dico, era l'altra commissione rimpegnata per oggi, l'avevamo chiesto, se ti ricordi. Beh, in ogni caso c'è la registrazione, quindi qualunque dubbio, qualunque cosa, anche per l'altra commissione, può essere, penso, fugata. Poi ci hanno delegato ufficialmente loro anche la scorsa volta, no? Allora, intanto vedo collegata la dottoressa Mangiapane, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Allora, dottoressa, in estrema sintesi, noi oggi avevamo convocato il segretario generale rispetto alla proposta di delibera riguardante le modifiche della tassa di soggiorno. A seguito di un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale, sostanzialmente volevamo cogliere l'occasione di questa rivisitazione delle tariffe anche per una revisione, diciamo, di un po' del regolamento a 360 gradi. Quindi abbiamo iniziato questo percorso anche che ci vede impegnati con altre commissioni. E visto che alla richiesta di parere è giunta anche una nota ben articolata da parte della Segreteria Generale, volevamo oggi riprendere proprio questo parere del Segretario Generale per alcuni chiarimenti, in modo anche da essere noi stessi diciamo, divulgatori poi di alcuni dubbi che ci sono venuti rispetto ai vari passaggi. Immagino per essere stata catapultata in questa seduta e la ringrazio nuovamente per la disponibilità, che comunque lei ha seguito l'iter di questo parere. Sì, ho seguito l'istruttoria del parere, anche il Perfetto. collegamento con gli uffici, perché questa proposta è il frutto anche di una interlocuzione informale che c'è stata, diciamo, anche tra l'ufficio proponente e l'ufficio della Ragioneria Generale, che poi ha condotto alla formulazione definitiva di questa proposta. Perfetto. Ora, siccome abbiamo avuto un confronto con la dottoressa Romano che ci aveva anticipato questo parere, che poi appunto abbiamo anche esaminato e letto, e poi ci determineremo sulle modalità per quanto riguarda l'eventuale recepimento di queste proposte sotto forma di emendamento durante la seduta consiliare. Le volevamo chiedere se io ho condiviso lo schermo, se riusciamo a dare una veloce lettura o comunque andiamo vedendo articolo per articolo di queste proposte fatte, per poi soffermarci, diciamo, su quei due o tre punti che abbiamo poco chiaro, se lei è d'accordo. Non so se lei vede lo schermo condiviso. Riesce a leggere il parere del segretario, dottoressa? Sì, il parere lo leggo e ce l'ho presente. Io le chiederei però anche a migliore comprensione da parte, diciamo, di tutti i partecipanti a questa riunione, se lei riuscisse a mettere, a visualizzare all'atere, diciamo, della nota anche quello che è il testo regolamentare proposto dall'ufficio. A riguardo, se può essere d'aiuto, io posso inviarle un file, eccolo, perfetto. Quindi se si mettessero accanto, perché altrimenti giustamente il parere letto, la nota letta così, no, non si comprendono i contenuti di questa nota, se viene letta, diciamo, non in coordinamento con il testo. Ecco, perfetto. Purtroppo non riesco ad aprire questo con una finestra più piccola, ad ogni modo proviamo così. Se posso fare una Comunque il piccola. testo noi l'abbiamo aperto in altri computer, quindi eventualmente lo possiamo Va bene, seguire. in ogni caso lo vado aprendo sul momento, ce l'ho proprio aperto accanto. Allora, intanto il primo punto riguarda. Non la sentiamo più, dottoressa. Potrei fare una piccola introduzione di Certo, ci mancherebbe. carattere generale rispetto ai contenuti del bando? Certamente, Mi sentite? dottoressa, assolutamente. Non sento. Noi la sentiamo Pronto? un po' a tratti, la sentiamo un po' a tratti, però assolutamente sì. Mi Pronto? sente? Va bene, sì, adesso sì, adesso sì. Allora, desidererei fare una introduzione che è anche una chiave di lettura del parere reso rispetto ai contenuti regolamentari. L'introduzione è questa. Diciamo, alcune modificazioni proposte hanno natura tecnico-giuridica, cioè non esaminano ovviamente quelle che sono le scelte discrezionali compiute dall'ufficio o comunque di competenza definitiva del Consiglio, ma sono dei necessari accorgimenti per allineare quello che era il testo regolamentare proposto alla norma di legge.
Quindi la premessa per la lettura di questa nota è questa. E adesso possiamo approfondirne passaggio per passaggio. Sì. Sì, sì, ma su molti punti è chiaro. Siamo arrivati. No, no, nel senso che fa proprio riferimento a una normativa nazionale, regionale, assolutamente. Poi c'è, vabbè, comunque diamo una veloce lettura. I primi sono assolutamente chiari. Quindi al comma 2 si suggerisce di sostituire l'espressione pena accessoria con sanzione amministrativa. Penso che sia, diciamo, una correttezza nella terminologia. Non credo ci sia nulla da aggiungere, colleghi. Questo mi sembra chiaro, giusto? Sì, sì, ma entriamo nel merito dei punti che avevamo... Va bene, allora scendo giù direttamente all'articolo 13, sanzioni e ravvedimento, dottoressa. Al primo comma numero 2 si suggerisce di procedere alla riformulazione del testo normativo al fine di chiarire meglio se, in caso di comunicazione tardiva di cui al punto 2 dell'articolo 8, il contenuto precettivo della norma intenda essere quello di non sanzionare autonomamente tale violazione applicando esclusivamente le sanzioni amministrative previste per tutti gli eventi commessi, ulteriori ed eventuali rispetto alla comunicazione tardiva di cui al punto 2 articolo 8. Questo sì, passaggio noi non riusciamo ad averlo chiaro. Cioè sostanzialmente voi invitate allora, una riformulazione. Se noi leggiamo il testo che poi appunto... Se vuole lo condivido. No, sì, diciamo, sì appunto, grazie perché così... Diciamo che invitiamo ad una formulazione più chiara. Quindi non è che l'articolo 13, sanzioni e ravvedimento, è l'oggetto dell'articolo. Al comma 2, che attualmente la proposta deliberativa prevede, in caso di comunicazione tardiva, di cui al punto 2 articolo 8, si applicano le sanzioni amministrative previste per tutti gli adempimenti commessi. Punto 2 articolo 8 ovviamente fa riferimento alle comunicazioni che i gestori devono fare trimestralmente rispetto alla tassa ricevuta. Quindi voi sostanzialmente invitate a una formulazione più chiara di questo comma, facendo riferimento, cioè a quello che voi non avete chiaro, cioè quello che non si percepisce in maniera chiara è se tale violazione, le sanzioni amministrative previste per tutti gli enti connessi oppure eventuali comunicazioni tardive, se ci sono ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste, sostanzialmente il dubbio è questo che voi dite che va chiarito. Il dubbio è questo, cioè la comunicazione tardiva di per sé è sanzionabile e deve essere sanzionata o lo è nella misura in cui incida negativamente su tutti quegli adempimenti che sono connessi alla comunicazione stessa? Questo senso. E quindi questo non è chiaro, non è chiaro dalla lettura, diciamo, degli articoli, almeno a me non, a noi non è sembrato molto chiaro. Quindi questo di fatto lei lo rimanda all'ufficio, quindi è l'ufficio della dottoressa Romano che dovrebbe... O il Consiglio Comunale, cioè sostanzialmente dice di riformulare in maniera più chiara il comma 2 dell'articolo 13. No, perché rimane il dubbio, deve intendersi così o così, cioè non mi pare che questo sia un emendamento esplicativo. Rimane secondo me il punto interrogativo, come se fosse rimandata all'ufficio che deve a sua volta sviscerare questo punto. Quindi non è un suggerimento in questo caso. Diciamo che il suggerimento forse sicuramente si poteva scrivere meglio, ma il senso è, poiché è poco chiara questa formulazione, è poiché comunque è il consiglio dominus nella scelta di quello che deve essere il testo consiliare. Nella migliore formulazione di questo articolo sicuramente ci si immagina che a fronte di tutto quello che il segretario scrive, poi il consiglio interloquirà con l'ufficio proponente, chiaramente. Anche perché non farlo prima, quando noi possiamo... già predisporre un testo emendato e invece rimandarlo al consiglio, quando lei mi insegna in quella sede si fa di tutto e di più, invece poter arrivare con un emendamento già specifico. Quindi questo è perché dover perdere questo tempo? Poi oggi abbiamo la possibilità di interloquire con la dottoressa Romano, di interloquire col segretario generale e lo rimandiamo un secondo momento. Io credo che se oggi noi riusciamo a sviscerare
questo punto e scrivere come meglio questo punto 2 è interpretabile, secondo me facciamo una cosa buona. Quindi io mi aspettavo, così come negli articoli precedenti il segretario generale in maniera puntuale ha suggerito cosa scrivere nei termini di legge e normativi, pensavo che anche qui ci fosse un riferimento chiaro ed esplicito. Invece qui, diciamo, è un punto interrogativo che viene rimandato comunque o agli uffici o al Consiglio Comunale. Cioè, non è un suggerimento, non è un aiuto, questo intendo dire. Io forse mi scuso di non essermi espressa in modo molto chiaro, quindi cerco di... ridico quello che desideravo dire. Nei punti in cui è secco il suggerimento del segretario, il suggerimento è secco perché non c'è alcun esercizio di discrezionalità, o meglio, di potestà regolamentare in capo all'organo consiliare, perché sono invece dei binari imposti dalla legge. In questo caso è una scelta sia dell'ufficio che anche del consiglio scegliere, perché sono egualmente valide le due alternative. Quindi vi siete limitati a un invito alla riformulazione più chiara di questo comma. Poi sarà l'ufficio a fare una proposta o il consiglio comunale. Va bene, chiaro, dottoressa. Mi permetto, entrambe valide le opzioni, cioè si può legittimamente sanzionarla come autonoma violazione regolamentare, mi scusi e finisco, oppure così come sembrerebbe, ma non è chiaro se l'ufficio ha scelto veramente così, di sanzionare solo quelle che sono le omissioni che scaturiscono e sono connesse alla dichiarazione tardiva. Non so se sono adesso è molto più chiaro per me. Probabilmente lo era già sin da subito, però io l'ho interpretato solo in questo momento, l'ho capito solo in questo momento. No, ma infatti era la ragione, dico, mi permetto di precisare, perché era venuto fuori, per cui dicevo questa nota che era giunta direttamente agli uffici della dottoressa Romano meritava una presa, secondo il mio modesto parere, una presa visione da parte degli uffici, e ove c'era appunto una situazione come quella che abbiamo appena potuto leggere, doveva essere secondo me già pronta, predisposta una proposta alternativa da parte dell'ufficio da sottoporre eventualmente in audizione alle varie commissioni competenti e poi in consiglio comunale. Questo è un aspetto che avevamo comunque evidenziato nell'incontro successivamente all'incontro con la dottoressa Romano, quando ci è giunto questo parere, perché non è semplicemente una predisposizione di emendamenti o di, non sono proposte emendative belle fatte, su alcune cose appunto è necessario una proposta, valutazione, una proposta degli uffici, perché poi noi non siamo dei tecnici eccetera, quindi dico, noi possiamo, su alcune cose c'è l'aspetto politico, però l'aspetto normativo faremo certamente un ulteriore passaggio con la Romano rispetto alla posizione che gli uffici avranno su questo argomento, e poi lo tradurremo noi eventualmente. Se siete d'accordo passiamo appena accessori articolo 14. Sì. Si suggerisce di modificare la rubrica dell'articolo pena accessori sostituendola con l'espressione sanzione amministrativa per omessa o erronea indicazione CIR. Al primo comma, secondo rigo, si suggerisce di eliminare l'espressione immediata chiusura dell'attività con l'espressione applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo del 2000. Ciò in quanto la previsione di una sanzione in sede regolamentare necessita, ai sensi dell'articolo della Costituzione, di apposita copertura legislativa che nel caso esaminato è rivenibile all'articolo 7 bis. Ebbene, il succitato articolo 7 bis prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Ne consegue che il comportamento contemplato all'articolo 14 del presente regolamento consistente nella mancata e errata indicazione del CIR di cui è l'articolo 7, potrà essere perseguito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra il valore minimo e il valore massimo indicato. Pertanto, in funzione del giudizio sulla gravità del comportamento da sanzionare, potrebbe essere valutata la congruità dell'applicazione da sanzione amministrativa pecuniaria massima di 500 euro. Allora,
Questo è stato un articolo che abbiamo affrontato con la dottoressa Romano. Ci sembra di capire che il segretario generale dice che la possibilità dell'immediata chiusura dell'attività non è prevista, non è coperta da nessuna norma legislativa e quindi al momento non si può attuare. Ma l'unica cosa da poter attuare, è la sanzione amministrativa pecuniaria. Non so se la mia sintesi è corretta o condivisibile. Dopodiché il dubbio che sorge alla Commissione è capire la valutazione della congruità dell'applicazione della sanzione, cioè in base alla gravità del comportamento da sanzionare. Intanto soffermiamo qui al primo punto. Il primo punto sostanzialmente secondo voi la pena della chiusura in 5 giorni non è applicabile. Pronto? Posso rispondere? Sì, certo. Sì, ok. Allora, sì, lei ha riassunto in modo, diciamo, eccelso il senso di questa osservazione. Quindi l'unica sanzione che è possibile applicare nel caso di mancata esecuzione della normativa regolamentare è posta dalla legge e quindi è una sanzione amministrativa pecuniaria. Le pene accessorie sono... Purtroppo l'audio va giusto via. Per intenderci, quindi quando noi leggiamo pene accessorie no. Pronto? Mi sentite? L'audio è andato via mentre lei stava. Adesso sì, ma a tratti. Adesso sì. Pronto? Sì, adesso la sentiamo. Pronto? Pronto? Adesso la sentiamo, dottoressa. Vado allora. Ve la sentite, colleghi? No. Ok, allora è stato ottimo il riassunto posto, No, niente. Dottoressa, purtroppo l'audio è pessimo. Io capisco che lei sta facendo un discorso, ma purtroppo sentiamo singole parole e lunghi silenzi. Vuole provare a ricollegarsi, uscire e rientrare? Comunque, colleghi, nel mentre si ricollega l'audio, se ci riusciamo, c'erano altre questioni? Non credo, vero? Perché l'articolo 15 sostanzialmente è la stessa cosa dell'articolo 14 e si fa riferimento in questo caso ad una delibera del Consiglio Comunale rispetto all'applicazione disciplinata delle misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali. No, c'era un comma, un articolo che veniva cassato tutto in toto. Che era quello che stabiliva tutte le varie sanzioni. Credo che fosse l'articolo 13 dove si parla delle percentuali. Qui questo viene, credo, modificato tutto.
Sì, al primo comma numero 4, dopo l'espressione versamento aggiuntivo di 1 si suggerisce di eliminare l'espressione quota a titolo di ravvedimento pari a, sostituendola con l'espressione, no, la sostituzione. Quindi c'è questa la sostituzione in toto. Vabbè, questa è una proposta chiara, poi la valutiamo, dico, però sto facendo intanto delle domande rispetto a cose poco... No, allora, è una proposta, ma adesso rientro nel merito di ciò che diceva la dottoressa Mangiapane. Sì. È una proposta per cui ai fini normativi e di legge e questo se riusciamo a ricollegarci la io lo chiediamo adesso. Gli ho tolto un attimo perché purtroppo condividendo lo schermo non vedo voi e non so se lei è collegato o meno. No, si è scollegata, quindi può essere che sta riprovando a ricollegarsi. Proviamo adesso, dottoressa. Mi è interrotta la connessione, chiedo scusa. No, ma l'importante è che ci siamo. Vabbè. No, eravamo più ottimisti, pensavo che la sentivamo, invece... Scusate, avete chiesto adesso, qualcosa? Adesso la sentiamo. No, purtroppo, diciamo... Il ragionamento che stava portando avanti alternavamo, diciamo, poche parole e lunghi silenzi, quindi le posso chiedere sinteticamente di replicare. Sì, se lei anzi mi attendo, facendo perfetto, con riferimento all'articolo 14 eravamo arrivati, se non ricordo male. Sì. Ok, se lo può un attimo salire la pagina, così perfetto, si vede benissimo. Quindi è una diciamo annotazione di natura tecnica, tecnico-giuridica, quella contenuta nell'articolo 14, per cui ogni volta nei testi regolamentari in genere, è una questione di natura generale, nei testi regolamentari io suggerirei ai partecipanti di escludere il microfono quando non parliamo, così è più semplice ascoltarsi, ok? Dicevo che quindi è un'annotazione di carattere tecnico, quella inserita nell'articolo 14. Innanzitutto, con riferimento alle rubriche delle norme regolamentari, ogni qualvolta si parli di pene accessorie, tecnicamente è un'espressione che viene riservata al diritto penale. Quindi nei testi regolamentari eventualmente noi possiamo applicare delle sanzioni amministrative, pecuniarie, sanzioni amministrative di altra natura, ma il concetto è che noi applichiamo sanzioni amministrative per legge. Dopodiché nel testo, diciamo continuando il suggerimento, la sanzione amministrativa che la norma consentirebbe a nostro giudizio di applicare è una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Dunque, in funzione della valutazione, diciamo, della gravità della inadempienza, cioè della mancata osservanza della norma regolamentare, sarà modulata l'importo della sanzione. Non so se mi avete sentito. Quindi questa congruità tra i 25 e i 500 dipende dalla gravità, diciamo. Cioè, discrezionale, va modulata dall'ufficio, secondo me. Ma bisogna precisarla però qua, noi sotto un suggerimento, cioè dico, addirittura era stata proposta l'immediata chiusura dell'attività. Sì, e questo ci siamo. È chiaro che, diciamo, in funzione quindi della ritenuta gravità della violazione vanno modulate le sanzioni da un minimo ed un massimo, tra un minimo e un massimo. Per cui si può andare da un minimo, diciamo, fino ad arrivare ad un massimo di 500 euro. Dico, è scritto. Sì, no, che è scritto ci chiedevamo anche appunto la congruità di questa sanzione, che diciamo il margine è abbastanza ampio. Ma
Ma va precisato qui, in questa sede, quindi nel regolamento, esattamente, non so, il minimo equivale a questo tipo di trasgressione o il massimo equivale a, oppure si rimane generici e viene valutato poi nel momento in cui viene riscontrata effettivamente la... No, bisogna, il consiglio deve determinarsi sulla somma da applicare a questa violazione, si deve determinare il consiglio. L'ufficio proponeva di chiudere la chiusura dell'attività, il segretario dice guardate la chiusura dell'attività non è contemplata come sanzione, è contemplata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo a un massimo, quindi si può decidere in questo range, entro questo range, qual è la sanzione ritenuta adeguata per questo comportamento. Non so se riesco ad essere chiara. Sì, anche se in altri regolamenti avevamo trovato diciamo una cosa simile dove proprio in un regolamento, me lo ricordo, c'era il minimo e il massimo, ma non era precisato l'importo, perché era come se si valutasse di volta in volta se applicare il minimo, il medio o il massimo importo, ecco, quindi per quello è anche sorto il dubbio sul fatto che il massimo si indora in questo caso precisarlo. Allora, consigliera, dipende molto da com'è la formulazione della norma regolamentare, giustamente non escludo che in altre possibilità, però noi questo ora stiamo esaminando e stiamo sanzionando questa violazione, mi sembra. Per cui in questo caso va precisata. Quindi un'unica sanzione. Per questa violazione dell'articolo 14. Sì, dico un'unica sanzione, non c'è per un... Per omesso, erronea, indicazione CIR. Cosa pago io per omessa o erronea, indicazione CIR? 25 euro, 30 perfetto, euro, 250, 5 euro. Perfetto, perfetto. Sembrava invece che fosse discrezionale... che ci fosse un minimo e un massimo e uno si potesse attestare tra questi due parametri, invece viene stabilito direttamente subito da non la chiusura quando sarà approvato il regolamento no, perché è chiaro effettivamente, perché qua quando parla di sì, all'articolo 14 parla solo, come ha detto giustamente la dottoressa, in caso di mancata o errata indicazione del CIR, quindi è identificato, non è in, non so, in caso di ritardo, che può essere il ritardo di una settimana o di un mese o di tre mesi, e chiaramente può variare magari, perché una settimana si può anche ipotizzare che sia un malfunzionamento, un problema X, e quindi si può applicare una eventuale sanzione inferiore, ecco. Invece in questo caso è netta. Perfetto, per questo abbiamo la dottoressa Angiapane, altrimenti non l'avremmo capito subito, l'avrei capito subito io, invece ora mi è molto più chiaro. Io mi scuso se sono molto a volte così. No, assolutamente, assolutamente, non era una battuta. Io avevo capito che invece che ci fosse, e questo molto spesso portati fuori dal fatto quando si parla di movida e si parla di chiusura dei locali, c'è chi stabilisce la chiusura di 2 giorni, chi stabilisce la chiusura di 5 giorni, quindi pensavo che anche questo fosse non in termini di chiusura ma in termini di sanzione ci fosse un minimo o un massimo sul quale attestarsi, e quindi mi aveva portato fuori questo ragionamento. Va bene, sì. Grazie comunque. Presidente, sull'articolo 13. Norma preventiva. Presidente? Qui siamo, vedi? Articolo 13, al primo comma, numero 4, secondo rigo. Questo dicevi, Cesare? Sì. Dopo l'espressione versamento aggiuntivo di una, si suggerisce di eliminare l'espressione quota a titolo di ravvedimento pari a, sostituendola con l'espressione sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di seguito indicato, e comunque non inferiore a 25 euro e non superiore a 500 euro. Vogliamo leggere?
sì, anche questa me la ricordo, però poi la leggiamo accanto. È un'annotazione di natura tecnica, cioè questo, diciamo, suggerimento poco, non incide sul contenuto precettivo della norma e della sanzione, ma lo riformula in modo adeguato alla legge. Se mettiamo accanto il testo regolamentare, vediamo che non è muta, diciamo, i contenuti, ma semplicemente li rende conformi alla prescrizione legislativa. Sotto il profilo, allora, della forma. All'articolo 13, sanzioni di ravvedimento, al punto 4, prevede che per il tardivo riversamento dell'imposta al comune, il gestore dovrà provvedere contestualmente al versamento aggiuntivo di una quota a titolo di ravvedimento pari a l'1% dell'imposta da versare nel caso in cui il versamento viene effettuato entro il mese relativo alla scadenza prevista, il 2% dell'imposta da versare se il versamento viene effettuato oltre il mese del relativo alla scadenza. Il vostro parere, dopo versamento aggiuntivo di una, si suggerisce di eliminare l'espressione quota a titolo di ravvedimento pari a, sostituendola con sanzione amministrativa pecuniaria. Pecuniaria dell'importo ricevuto indicato come. Se si mettessero accanto i testi, se le riuscisse a mettere accanto, proprio accanto ai testi, si capisce meglio dove vanno ad incidere queste modifiche, e sul fatto che comunque non cambia il discorso dell'1% dell'imposta e del 2% dell'imposta, fermo restando il rispetto della norma di legge che prevede un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro. Se lei riuscisse a metterli accanto... No, perché purtroppo quel file non lo riesco a scaricare, mi dà un problema di... Posso vedere solo a video ed è un problema. Possiamo provare così se riesco. Se no così non si capisce bene, secondo me. Quando torniamo alla normalità? Speriamo presto. Guardi, posso fare questo. Però tutti quei simboli, vi prego, sono troppi, mi confondono. Allora, ce li abbiamo tutti e due a schermo. Al primo comma, numero 4, dopo l'espressione versamento aggiuntivo di una... Cioè, dobbiamo togliere quota a titolo di ravvedimento pari a... La quantificazione di sotto non è del ravvedimento, che non è previsto da nessuna parte, ma è una sanzione amministrativa, che va ad un minimo di 25, nella norma, un massimo di 500 euro, e quindi si applicherà sostanzialmente... L'1% e il 2%, quindi lei specificare qual è la sanzione. Esatto, tra i 25 e i 500 euro. Esattamente, perfetto. Va bene. Perfetto. C'era altro, colleghi? Anche qui non è un range da 25 a 500, ma lo dobbiamo stabilire quanto, giusto? È già stabilito, perché c'è l'1%, ci sono dei parametri. Questo invece da paletti, dal range entro i quali quindi rimane. Perfetto. Sì, adesso è chiaro, perché penso che questo ha precisato che questo 1%, 2% va calcolato nella sanzione che gli viene data tra i 25 e i 500 euro. Quindi una volta stabilita la sanzione, la percentuale in base a quando è tardiva la comunicazione. Perfetto. Invece c'era stato detto che questo veniva totalmente cassato, quindi sarebbe versamento aggiuntivo di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo dell'1% o del 2%, l'è precisato, ma comunque una volta che noi determiniamo questo importo, alla fine come massimo comunque non può superare, è comunque non inferiore a 25 euro, non superiore a 500. Sì, è chiaro. Altri punti, colleghi? Sostitutivo e aggiuntivo sarebbe come emendamento, diciamo. C'è una modifica del comma 5 del 14 o no? No. Del 13. No, là è chiaro, nel senso che dice, si suggerisce dopo le parole sanzione amministrativo di aggiungere le parole a carico del gestore, questa è una precisazione, sì, no, questo è il comma 6. E dopo le parole in seguito al rifiuto aggiungere l'espressione comunque non inferiore a 25 e non superiore a 500, penso che sia lo stesso criterio di cui sopra. Sì.
Ok. A carico del gestore, ok. Poi c'era questo aspetto che mi sembra che è molto tecnico, articolo 18, eccedenza di somme versate, dottoressa, su questo lei si ricorda? Sì, sì, certo. Sì. Ci può fare una sintesi di questo articolo? Penso che sia l'ultimo quesito. Però che me lo deve fare per piacere, sì. Visualizzare, se riesce, sì. A farmi visualizzare. Intanto vogliamo leggere questo e poi visualizziamo l'articolo? Sì. L'articolo dice: il rimborso delle somme versate non dovute può essere richiesto entro l'esercizio finanziario in corso. Non si procede al rimborso dell'imposta per un importo pari o inferiore a 12 euro. Il punto 2 dice: l'eccedenza di versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Per procedere alla compensazione è necessario compilare apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Adesso vediamo la nota, quella... Se possiamo visualizzare... Sì, c'è la schermo, dottoressa. Ok. Quindi, sono anche qui, diciamo, delle indicazioni per allineare il contenuto della norma regolamentare a quello che è il contenuto, cioè la norma legislativa. Perché, come tutti sappiamo, la potestà normativa regolamentare dell'ente si esercita e si espleta nell'ambito di quanto viene del recinto, chiamiamolo così, delimitato dalla norma legislativa, quindi di rango legislativo. E pertanto si tratta di indicazioni meramente tecniche. Cosa dobbiamo precisare meglio? Cosa non è chiaro dei suggerimenti che sono stati indicati? No, io non comprendo la soglia dei 12 euro, quale importo minimo non rimborsabile per l'imposta di soggiorno, però farà riferimento probabilmente a un altro articolo. No, intanto sono gli anni, nel senso che qui sono non oltre 2 anni dal pagamento anziché entro l'esercizio, quindi è chiaro che fa riferimento a un adeguamento di legge, quindi su questo non... Ho capito. Non ci sono dubbi. Poi il primo comma, dopo le parole importi pari inferiori. Vabbè, sono tutta una serie di inserimenti. L'articolo 1, sì. I riferimenti normativi. Però qui, poi, alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque opportuna una più approfondita valutazione in ordine alla congruità della previsione regolamentare della soglia dei 12 euro quale importo minimo non rimborsabile per l'imposta di soggiorno. E però questa valutazione... Allora... Dobbiamo fare noi o gli uffici? E siamo sempre lì. Allora, c'è questa soglia di 12 euro, no? Sì, viene individuata nell'ambito del testo regolamentare. Mm-hmm. Questa è una soglia, diciamo, al di sotto della quale non è dovuto alcun rimborso. Non è dovuto alcun rimborso e ciò è consentito dall'articolo 1, quindi alla norma citata, che consente agli enti di individuare degli importi minimi al di sotto dei quali comunque non è dovuto alcun rimborso. Quindi è un legittimo esercizio di potestà regolamentare dire che, diciamo, non si effettua alcun rimborso per importi pari o inferiori a 12 euro. Quello che invece bisogna anche tenere presente, e qui, diciamo, si parla, ed è questo il senso delle ultime 2 righe contenute nella nota del segretario, è che se l'importo di 12 euro è un importo al di sotto del quale non si effettuano rimborsi,
In base ai principi della buona fede e così come prevista dalla normativa in materia di statuto del contribuente, significa che nemmeno il comune, fino agli importi di 12 euro, il comune non ne deve nemmeno chiedere il versamento. Quindi in questo consiste la valutazione della congruità, cioè di utilizzare il medesimo parametro di quantificazione, che comunque diciamo il limite massimo è 12 euro perché lo prevede la legge, al di sotto del quale il comune non rimborsa, ma se al di sotto dei 12 euro non rimborsa non può nemmeno pretendere il versamento di imposte diciamo al di sotto dei 12 euro. Non so se è stata chiara. No, il braccino lungo e quello corto, certo, no, perfetto, perfetto. Va bene, io se siete d'accordo, dottoressa, la libererei, eventualmente diciamo se dovessimo avere qualche altro piccolo dubbio la disturbo anche telefonicamente. Intanto la ringraziamo per la disponibilità e anche perché sappiamo insomma che è stata catapultata nella nostra commissione all'improvviso e quindi un doppio grazie per la disponibilità. E, se i colleghi non hanno altro da aggiungere, libererei la dottoressa ringraziandola. Grazie dottoressa. Grazie dottoressa. Sì, grazie. Grazie a voi, dottoressa. Buon lavoro. Buona giornata e a presto. Grazie. Allora, colleghi, se voi mi consentite, io... Scusa un secondo, ma una cosa che mi fa specie è che poi, cioè, queste sono domande che la dottoressa Romano... poteva tranquillamente... ci doveva... invece, vabbè. Secondo me, diciamo, anche lei non è che ne abbia capito chissà che... Vabbè. Dottore Ledone, segretario, buongiorno. Un saluto solo per ringraziarla, siamo stati fino a due secondi fa con la dottoressa Mangiapane che ci ha chiarito tutto. È bravissima, è molto meglio di me. La liberiamo subito, siamo rimasti con la dottoressa Mangiapane che se nel percorso dovessimo trovare qualche altro piccolo dubbio o domanda, sì, la disturberemo di nuovo. Vi prego, vi chiedo scusa per stamattina, ma è stato una cosa infernale, però avevo questa carta vincente che era la dottoressa Mangiapane, per cui ho detto va bene, non li lascio. Ha giocato l'asso della manica, dottore. Senza servizio bene. Non li lascio di sicuro. Ha fatto bene, un buon lavoro, ci aggiorniamo allora. Buona giornata, subito. Arrivederci. Grazie. Buona giornata. Arrivederci, buon lavoro segretario. Grazie a voi. Allora, abbiamo avuto pure la comparsa del segretario generale e io, se mi consentite Cesare, se voi continuate, se avete da commentare o comunque l'aspetto del verbale lo riesci a gestire tu, io mi allontanerei per andare a collegarmi lì su Panormus, visto che non c'è nessuno, mi sembra corretto rappresentare la commissione. Poi se vi volete unire, se finite per tempo, ci rivediamo là. Hai modo, Francesco? Scusami, siccome ho visto che hai inserito la foto, abbiamo noi l'email o è arrivata solo a te forse? Perché il link lo puoi incollare nella chat. Faccio copia e incolla del link e lo sto mettendo nella chat. Pensavo quella che dall'email. WhatsApp per fare subito, l'ho appena inviato. Se i colleghi vogliono partecipare, io dico possiamo anche chiuderla la seduta, dico non... In ogni caso dobbiamo approvare il verbale un attimo, no? E quindi certo. Se abbiamo ci aggiorniamo dopo allora, ragazzi. Va bene, ok, ciao. Ok, ciao. Io in realtà mi vorrei collegare pure, mi aveva chiesto anche. Io magari se vediamo riusciamo a vedere il verbale subito. Chi lo condividi, Marilena, se lo mandi a... poi lo condividete voi e invece lo sì. Te lo invio, Marilena. Te lo invio, lo condividi o lo leggo? Leggilo e io poi Si sente bene, Marilena, se si legge, se si sente bene la connessione va bene, la viceversa lo condividiamo. Okay. Poi volevo però anche capire una cosa, come restiamo rispetto a questi emendamenti, a queste cose, cioè il passo successivo sarà che chiediamo adesso alla luce di questo, che diciamo era anche abbastanza chiaro in alcuni passaggi, che comunque devono essere gli uffici stessi a elaborare, almeno su alcuni suggerimenti, a elaborare la proposta di emendamento, che poi il Consiglio può fare proprio, ovviamente. Deve fare proprio. Allora, io sarei dell'avviso di
condividere quanto oggi abbiamo ascoltato con la commissione, con la sesta commissione, con la sesta commissione. Sì. E dopo di ciò, per non fare la parte di quelli che non si tirano indietro per fare gli emendamenti, stabiliamo insieme in commissione congiunta che gli emendamenti ce li propone direttamente l'amministrazione, quindi la dottoressa Romano, secondo il mio punto di vista. Io non vorrei fare errori, fermo restando che c'è quella famosa discrezionalità, che è quel famoso margine dei 25 e 500, che questo invece dobbiamo stabilire noi. Ma questo diventa un dibattito d'aula e questo è già diverso. Non so se sono stato felice. Sì, non è stato chiaro. Quindi si dovrebbe riconvocare la dottoressa o comunque contattarla, giusto? Riconvocare la Romano con gli uffici, con la commissione. Con la sesta commissione. E dove chiediamo che di predisporci questi emendamenti frutto dell'analisi del segretario generale, lasciando quel margine che poi è quello di discrezionalità del Consiglio, quindi il margine tra i 25 e i 500 che poi deciderà il Consiglio. Perché questo non lo può scrivere. Scusate, lei. Lei dovrà passo scrivere. Un attimo al collegamento là perché sta per finire, tra l'altro. Va bene. Scusate. E per l'approvazione che cosa diciamo? Se mi dite che posso puoi leggere la versione veloce, così diamo. Sì, va bene, leggi. Nel frattempo tu, Vale. Come c'è? Allora, leggo. Sì, vai. Giorno 25 del mese di maggio, la quinta commissione. Dai, collegati di là, vai, Vale, dai. Grazie. No. Allora deve uscire la consigliera. Deve uscire. Va bene. Alle 10.46. Allora, è 46 esce alle la 10.46. 15. Va bene. Allora, quindi, calma, non ti affaticare. Va bene. L'anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio, la quinta commissione consigliare è stata convocata dal presidente Francesco Bertolini per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La seduta della commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet. Tale modalità viene prevista a seguito di disposizione numero 7 al 24 del presidente del Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà in via convenzionale per i locali della sede di via Marchese 1-60. Alle ore 9:28 il presidente Francesco Bertolino, assistito dalla segretaria signora Antucci Marilena, predispone l'appello, al quale risultano presenti così Bertolino, Caputo, Chinnici e Lo Monaco. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Tutti i partecipanti danno il consenso al video, alla registrazione, alla pubblicazione dello stesso. Marilena, puoi alzare un pochino la voce perché ho un problema di audio dal PC. E puoi leggerla anche con più calma. Sì. Ok. Alle ore 9:29 entra in collegamento il consigliere Mattaiano. In data odierna è previsto un incontro con modalità a distanza con il segretario generale al fine di porre chiarimenti in ordine alla proposta regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in sostituzione del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 73 del 9/4/2014, approvazione nuove tariffe AREG 17-25-050-2019. Tale necessità emersa nel corso dello studio e l'approfondimento avviato alle sedute precedenti, è stata data alla luce delle osservazioni mosse dal segretario generale su alcuni articoli. Il presidente, prima del collegamento con il segretario generale, fa un breve riepilogo delle attività previste per la settimana, ovvero gli incontri di domani con l'assessore Petraria e mercoledì con l'assessore Mattina sui centri estivi. Comunica altresì della riunione odierna prevista per le ore 10:30 sull'iniziativa Panormus indetta dall'assessora Marano. Chiede ai colleghi consiglieri se ci sono interventi o comunicazioni. La consigliere Chinnici riferisce che l'assessore Mattina ha presentato una delibera di giunta in cui si dice che il Comune ha intenzione di usufruire della proposta FUD di 500.000 euro. La condizione comunque è che il Comune partecipi con altrettanta somma, ciò al fine del recupero della struttura di Borgo Vecchio.
La consigliera precisa che si è in attesa dello sviluppo e aggiunge che è sua intenzione proporre una riunione con il comitato di quartiere. La sua idea sarebbe quella di istituire una biblioteca slash ludoteca di quartiere in modo da far rimanere il luogo di aggregazione così come è avvenuto allo Zen. Il consigliere Mattagliano chiede che venga trattata nelle prossime sedute la proposta regolamento per il decentramento, AREG quello che è. Il presidente accoglie il suggerimento ed ha mandato alla segreteria di provvedere al riguardo. Il presidente comunica che il segretario generale in questo momento è stato trattenuto in un altro impegno, pertanto in attesa che possa liberarsi ed entrare in collegamento con la commissione si collegherà la dottoressa Mangiapane della segreteria generale. La commissione nel frattempo dà inizio alla disamina delle osservazioni, in particolare viene focalizzato l'articolo 13 sul quale emergono le maggiori perplessità. Alle ore 10 si prende atto della presenza della dottoressa Mangiapane. Il presidente, dopo aver ringraziato la dottoressa per la disponibilità, fa una breve sintesi sul motivo di tale incontro. La dottoressa, a carattere generale, fa una introduzione che rappresenta, a suo parere, la chiave dell'interpretazione del parere reso dal segretario generale, ovvero che le osservazioni sono i necessari accorgimenti del richiamo delle norme di legge. Il presidente, dopo aver condiviso il documento sul video, dà inizio al confronto. Sull'articolo 13, il presidente, alla luce di quanto emerso, ritiene opportuno discuterne con la dottoressa Romano. Si procede con l'articolo 14, pene accessorie. La dottoressa Mangiapane chiarisce che l'osservazione di cui si chiede chiarimento è una annotazione di natura tecnica giuridica. Si sofferma nello specifico sottolineando che sarà compito del Consiglio a determinarsi sulla sanzione. Il consigliere Mattagliano a questo punto, a maggiore chiarimento, chiede di tornare all'articolo 13, in particolare su ciò che attiene il range delle sanzioni. Si discute sull'argomento, si passa alla disamina dell'articolo 18, eccedenza di somme versate. La dottoressa Mangiapane chiarisce che anche qui i suggerimenti sono dovuti per allineare il contenuto regolamentare alle norme legislative. Si tratta dunque di osservazioni meramente tecniche. La dottoressa si sofferma a chiarimento sull'argomento. Il presidente, considerati esaustivi i chiarimenti, libera la dottoressa Mangiapane, riservandosi di ricontattarla qualora dovesse sorgere altra necessità di chiarimento. Si prende atto della presenza del segretario generale che entra in collegamento per salutare la commissione e per scusarsi per la mancata partecipazione. Il presidente alle ore 10:40 lascia la seduta per partecipare, così come precedentemente anticipato, alla riunione con iniziativa Panormis detta l'assessora Marano. La seduta prosegue presieduta dal vicepresidente Cesare Mattagliano. La commissione prosegue il confronto su quanto oggi è emerso nel corso della riunione a distanza. Concluse le osservazioni, il vicepresidente invita la segretaria a dare lettura del verbale della seduta odierna. Alle 10:47 la consigliera Chinni. Ah, sì, aspetta, lo metto su. Prima del verbale. Sì. Esatto. Perché è stato tutto così veloce che mentre leggevo. Quindi alle ore 10:47 esce dalla seduta la consigliera Valentina Chinnici. Ok, concluse le osservazioni, il vicepresidente invita la segretaria a dare lettura del verbale della seduta odierna e lo pone in votazione. Mattagliano favorevole. Caputo favorevole. Lo Monaco favorevole. Alle 10:53, la 54. 54, sì. 10:54, il vicepresidente dichiara chiusa la seduta. Ok. Perfetto. Quindi deve firmarlo Francesco e tu, sì. Giusto? Sì. Quindi sì. Ora me lo invio, è giusto? Certo. Domani
domani quindi l'assessore... Cesare, scusami, sì. Non so se vuoi continuare la registrazione o meno, ma non è ancora chiuso. Va bene, Lo dico chissà, magari. Sì. Parlavamo comunque di lavori. No, dico libertà tua, non so, io ti sto dicendo, poi tu decidi. Sì, no, vabbè, si parlava del cronoprogramma della settimana, ma soprattutto il riferimento a domani. Su ciò che ci dovrà riferire l'assessore Petralia, e chiedevo alle colleghe se il punto era quello delle linee guida che ci aveva fatto arrivare o se si faceva il punto sugli impianti sportivi. Questa era la domanda. Io ho fatto delle domande, Cesare, l'ultima volta, mi sarebbe piaciuto magari avere qualche aggiornamento in più. Scusate un attimo, vicepresidente, noi possiamo continuare però senza registrazione, seduta. Sì, perfetto. No, perché abbiamo chiuso la seduta, certo. Sì, esattamente, esattamente. Poi la registrazione si può interrompere. Sì. La interrompi tu, Cesare? Interrompila tu. Okay.